Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oh, allora, parliamo un attimino di un assegno che viene pagato dallo Stato, però... cioè no, viene pagato dall'inps ma arriva dallo Stato e, e, e riguarda i genitori. Quindi vediamo come richiedere un altro assegno che come vi ho detto viene pagato direttamente dall'INPS e che ne hanno diritto i genitori, quindi madre, padre, chi fa adozioni, gli affidatari, eccetera eccetera. E stiamo parlando dell'assegno di maternità dello Stato. Intanto diciamo, come vi ho detto, il suo vero nome è questo proprio, assegno di maternità dello Stato. Però poi in realtà viene pagato dall'INPS e quindi lo possono ricevere. Diciamo, facciamo un grande, un grande riassuntone. Allora, in misura piena se il genitore non ha ricevuto altri trattamenti economici collegati alla maternità, oppure in misura ridotta se il contributo di maternità ricevuto è inferiore a quello dell'assegno. In generale, eh, andiamo sempre in generale, perché sennò no poi se entriamo troppo nel merito sapete che poi diventano lunghissimi questi video e non ne usciamo mai fuori. Poi avremo due distinzioni. uno è la distinzione che è riferita alla madre. E l'altra è riferita al padre. Partiamo dalla madre. che Allora, partiamo da lì. Se la lavoratrice, allora se la lavatrice, lavoratrice, non lavatrice, lavoratrice, la parola sì, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale. Ok? affidamento preadottivo oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale. Poi, se disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi o perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Poi, vabbè, c'è tutto il discorso del tempo che intercorre tra la data del periodo della perdita del diritto alla prestazione, la data da parto dell'ingresso, è tutto un discorso lungo. E poi il terzo caso è: se durante il periodo di gravidanza ha cessato il lavoro per recesso, anche volontario, eh, anche volontario per rapporto di lavoro, devi avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto. Ora vediamo l'altro caso, quello per il padre. Allora, in caso di abbandono del figlio da parte della madre. O di affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre più ovviamente altri requisiti che adesso non sarò qui ad elencarvi in questo video altrimenti veramente come vi ho detto questo video diventa lunghissimo come una Quaresima più o meno eh vi dico più o meno non è che sono la, la copia più o meno più o meno sono simili a quelli della madre più o meno eh attenzione quindi Mm, sappiatevi regolare, poi ovviamente bisogna essere residenti in Italia, ovviamente perché è una cosa che viene pagata dallo Stato, qui in Italia, no? Eh, oppure eh, essere appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea con permesso di soggiorno, oppure chi arriva dall'estero con il permesso di soggiorno. Ora veniamo al bello. Quanto spetta? Quanti soldi arrivano? L'importo dell'assegno per il 2024 è di 2.488 euro e spicci, salvo variazioni in corso d'anno, eh? attenzione, salvo variazioni. Poi l'importo dell'assegno viene rivalutato ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo, sapete che ogni anno l'Istat fa queste variazioni dei prezzi in più, in meno, a destra, a sinistra, ok? Eh e viene quindi quantificato nei relativi messaggi circolari dell'inps quindi l'istat fa i suoi duti conteggi poi l'inps dice va bene l'importo è questo maggiorato diminuito insomma, in base a quello che dice l'istat l'inps si muove e l'altra domanda è quando fare domanda la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia e come sempre per inviare la domanda basta collegarsi o al sito internet dell'inps per chi non è capace di usare tanto internet, smanettare col computer, il telefonino e quant'altro, basta semplicemente andare da un CAF o da un professionista, commercialista, tributarista, avvocato, che ne so io, qualunque persona che vi segua la vostra pratica fiscale. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Ne avevo, l'avevo accennato in un video che era uscito qualche giorno fa e vi avevo chiesto se l'argomento poteva interessarvi oppure no. E eh, mi è parso di capire che appunto vi interessava. Quindi diciamo che ho fatto alcune ricerchine e eh, adesso ne parliamo. Parliamo proprio dell'assegno unico per i figli, perché la domanda è fa reddito oppure no? Ne parliamo adesso perché tra qualche mese, novembre, dice, cioè tra due mesi, poco più, bisognerà rifare il modello ISE. e siccome che lì dentro ci finiscono tutti i redditi, allora cerchiamo di capire se anche l'assegno unico fa reddito. Dovete sapere che ogni anno da quando è uscito l'assegno unico, ok? Perché prima c'erano le detrazioni fiscali per i familiari a carico all'interno della dichiarazione dei redditi, poi l'hanno tolto è un bel momento. Mh, è stato sganciato dalla dichiarazione per viaggiare per i fatti suoi, no? ok. Ehm, quindi, cosa succede? Che l'inps paga questi soldi alle persone, alle famiglie e una volta l'anno. Fa una certificazione unica, il Q, no? il vecchio CUD no? eh, per, per gli affezionados, che poi hanno cambiato il, il nome, CU, certificazione unica, e quindi ve lo, vi, vi prepara una CU dove vi inserisce in un quadro, in una sezione apposita, l'importo che la persona o la famiglia ha percepito per eh, l'assegno unico. Quindi a questo punto uno si chiede ma questo assegno unico fa reddito oppure no? Quindi a questo punto, punto sapere se gli importi che vengono incassati, cioè pagati dall'Inps e incassati dalle persone, per l'assegno unico fanno reddito è veramente determinante per capire quali prestazioni vanno, vanno pagate per quali prestazioni vanno pagate le tasse? O se la stessa potrà essere ehm, potrà incidere, ecco, su eventuali altre prestazioni che si stanno percependo, quindi provocando una diminuzione o la decadenza di altri benefici. Quindi, per quanto riguarda la possibilità che l'assegno unico possa essere soggetto a tassazione, la cosa eh, non esiste, cioè, non c'è questo problema, ecco. Perché praticamente dicono che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986. Quindi vuol dire che non è necessario indicare l'assegno unico per i figli quando si fa la dichiarazione dei redditi. E a questo punto la certificazione unica, quella rilasciata dall'Inps, serve solo per informarvi. Ecco, serve solo per informare le persone che è stato incassato questo assegno unico ma invece per quanto riguarda l'ISE perché adesso abbiamo parlato delle dichiarazioni di redditi ma dell'ISE cosa succede quindi il fatto che l'assegno unico per i figli non faccia reddito non significa che questo non concorre alla formazione dell'ISE ossia dell'indicatore eh, della situazione familiare ok Nellise, infatti sapete che vanno inseriti tutti i redditi anche fosse solo tipo un euro della postepay e ecco, lì dentro ce lo dovete infilare questo lo sappiamo non è una novità eh, non è cioè non è una cosa che vi sto dicendo nuova dice oddio oh, non lo sapevo non è una novità e anche eh, quelli i redditi esenti dall'irpef questo vuol dire che l'assegno unico percepito nell'anno andrà a incidere sull'ISE. Del prossimo anno questo vuol dire che molte persone, perché io lo so già, che voi me lo direte: ah, ma come mai io ho preso. Questo, questo vuol dire eh, vuol dire che il prossimo anno ci sarà un ISE più alto, eh, ovviamente. Eh, ma dice, ma io per dire ho preso solo, <coughs> che ne so, un'indennità e c'è solo quel reddito, no? Ok, come mai mi ritrovo tutto questo importo così alto all'interno dell'Ise? Eh, e eh, quello è dovuto anche, ovviamente, da tutti i redditi più l'assegno unico. Quindi, il prossimo anno, a gennaio, sappiate sappiate chi ha preso l'assegno unico, sappiatevi regolare, sappiate che vi ritroverete un, un ISE più alto, dovuto all'inserimento appunto di questo eh, pagamento dell'assegno unico, di, di cioè non di quest'anno, di due anni a precedenti. Perché? L'ISE del prossimo anno quindi saremo nel 2025 avremo due anni indietro quindi 25 24 23 quindi nel 2025 nella dichiarazione di 6 2025 ci finiranno tutti i redditi del 2023 bene prima di concludere il video vi ricordo la sezione abbonamenti del mio canale di youtube trovate maggiori informazioni qui sotto a questo video Oppure direttamente nella home page del mio canale YouTube, come vedete qua, basta che voi andate nella pagina principale del mio canale. Ok, sotto il mio nome c'è un collegamento. Cliccate su quel collegamento e si apre un menu. Da quel menu potete entrare a far parte degli abbonati del canale, entrare nella super chat che eh, sapete che c'è una super chat. Ok, entrare nella super chat. E più, trovate tante altre informazioni che io, man mano che trovo, così in giro, cose che potrebbero interessarvi, che, che, che potrebbero piacervi, che ne so io cosa, le metto all'interno di quei collegamenti. Quindi lì dentro trovate tante, tante altre informazioni. Ricordatevi, tra l'altro, che diventando abbonati, non iscritti, eh, non iscritti al canale, ma diventando abbonati al mio canale di YouTube avete tantissimi vantaggi, tra cui video esclusivi riservati solo a voi. E già questa è una bella cosa priorità nei commenti, dei commenti all'interno dei video o nelle dirette live e questa è un'altra bella cosa. In più con l'abbonamento VIP avete la possibilità di avere una sessione telefonica di 30 minuti con me personalmente. Quindi veramente io la trovo una cosa molto molto utile per tutti quanti. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!